La vittoria tonifica il Chieti, lo si è visto anche oggi, stadio gremito, atmosfera positiva per una squadra, per una società che mira dritto dritto alla vincita di questo torneo. Avversari permettendo, e sinceramente ce ne sono parecchi. Il Penne decisamente in giornata negativa, riesce a vaporizzare anche un penalty nell'extra time con Orta, ma non vi vogliamo anticipare nulla. Fischia Valerio Bertuzzi di Piacenza, immagini realizzate da Maria Carannante. Subito il Chieti in vantaggio al decimo minuto con Simonetti, lesto a mettere in rete nella confusione totale in area pennese. 1-0. La risposta biancorossa arriva al ventesimo, servizio di Rodia, Orta come sempre è pronto, fuori. 23esimo, il patriarca Lalli ci prova, D'Amico è attento. Termina qui il primo tempo con il Chieti in vantaggio per 1-0. Siamo già in ripresa, bisogna aspettare il 19esimo minuto per vedere qualcosa di importante. Infatti è il raddoppio, quello griffato da Mauro Cioffi, il neo entrato, meritevole di un replay. 2-0. Il Penne è sfortunato al 30esimo, quando il pallone viene respinto sulla linea da Ricci. Rivediamolo. Ripartenza nero-verde, box to box. Bordoni scaraventato in terra e calcio di rigore. Dal dischetto Cioffi non sbaglia. Doppietta per lui. Maria Carannante ci porta nell'extra time. Cross di Rodia, Leone tocca con un braccio, altro penalty. Lo calcia Orta. Cattenari intuisce e para con bravura. Finisce qui l'incontro, Chieti batte Penne 3-0. Adesso ascoltiamo i protagonisti ai nostri microfoni. Francesco Cattenari, un rigore, lo si para oppure è la solita intuizione, cioè fortuna, diciamolo? Beh, non saprei. Prima della partita abbiamo un po' scherzato io e Orta riguardo al rigore, perché io sapevo magari dove avrebbe potuto tirare, lui sapeva che io lo potevo intuire. Sono contento di averlo parato, dico la verità, prendere gol allo scadere, anche se vinciamo 3-0, personalmente dà fastidio. Questo è un messaggio direttamente a Mario Orta dicendo lui ha sbagliato tiro. Diciamo di sì, dai. Luigi Gialdomenico, trainer del Penne, a noi è apparso oggi visibilmente il reparto offensivo. Cosa è successo? Abbastanza sterile. Siamo mancati, secondo me, come atteggiamento proprio. Siamo stati molto lenti, molto molli. Prevedibili, quindi non abbiamo fatto un'ottima partita. Peccato, perché secondo me potevamo giocarcela tranquillamente, invece non lo so, è andata così. Un grosso peccato.